Nell'intervento successivo io chiamerei Federico Ceschin, perché Roberta ha parlato di storytelling e di vitalità dei monumenti e del patrimonio anche artistico materiale, e chi meglio ovviamente di Federico Massimo Ceschin, che doveva essere in scaletta il primo ma purtroppo il treno era in ritardo, segretario generale dei Cammini anche d'Europa, ci potrà dare magari un indirizzo per quello che riguarda il far vivere anche il patrimonio culturale dei beni artistici. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie anzitutto per l'invito, proprio perché la mia è un'esperienza che non nasce all'interno del mondo della rievocazione storica, ma in qualche modo la affianca nel tempo, e credo che le tipologie di esperienza che vengono da chi, come me, si occupa di gestione dei beni culturali e di itinerari storici, si sia andata affiancando proprio per le motivazioni che ho sentito questa mattina. Cioè, c'è un progressivo riconoscimento di altri settori dell'economia che riconoscono alla rievocazione storica un passo avanti e un cambiamento, diciamo, di marcia, o quantomeno accade adesso, come dire, farò venire i capelli bianchi anche a qualcuno di voi, accade ciò che in qualche modo è accaduto negli anni scorsi con le pro loco. Le pro loco erano dei presidi territoriali gestiti da volontari che, come dire, erano pressappoco organizzatori di sagre e guardati con sufficienza dalle istituzioni, fino a che non ci si è resi conto che, come spesso accade nel nostro paese, il terzo settore, il volontariato, in realtà suppliscono a delle carenze di sistema. Per cui, se è difficile mantenere aperto un ufficio informazioni per il pubblico perché i dipendenti comunali difficilmente li puoi mettere in rotazione al punto da farli lavorare il giorno di Natale o di Capodanno, se chiudiamo i grandi musei anche nelle date in cui i visitatori stranieri arrivano con più affluenza nel nostro paese, evidentemente il mondo del volontariato è una possibile risposta. Ma è una possibile risposta, ma se continuiamo a considerare che volontariato è, volontariato rimane. Negli ultimi mesi il dibattito è stato molto forte a Roma e nei palazzi rispetto a questo punto, non alle pro loco, ma all'utilizzo dei volontari all'interno dei musei, delle aree archeologiche. Sembra che abbiamo scoperto, che si sia scoperta una nuova dimensione del valore. Sembra che improvvisamente il volontariato, vuoi proprio per le buone prassi del terzo settore, sia diventato anche nel settore dei beni culturali la panacea di tutti i mali, quello che consente di rendere fruibili i luoghi. Questa è la mia raccomandazione. La mia raccomandazione è che un percorso professionalizzante non si confonda con un mondo del volontariato. Tutti i mondi sono variopinti. Tutti i mondi sono composti da studiosi, ricercatori, volontari, gente appassionata, gente che lo fa per professione e gente che lo fa semplicemente per portare a casa la pagnotta alla fine del mese. Tutti con uguale dignità. Non è una specialità del settore rievocativo, questo in sé. Qual è la specialità del settore della rievocazione, della ricostruzione, dal mio punto di vista, che potrebbe con una semplice... con uno semplice sguardo, con una proiezione leggermente diversa, aprire una chiave nuova? Ed è quella che aiuterebbe anche tutto il paese, francamente, a superare se stesso. Noi siamo avvitati in un paese che di patrimonio parla soltanto come una curva da stadio. Il nostro patrimonio, ancora qualcuno, giacimenti, ancora qualcuno petrolio, il nostro patrimonio. Noi abbiamo più siti UNESCO di tutti gli altri paesi del mondo. Bene, come mai non siamo più la prima destinazione turistica del mondo? Forse il binomio tra numero di siti UNESCO e attrattività territoriale non è un binomio valido. Quindi, alla politica in particolare, chiederei di smetterla di mettere la medaglietta del paese più bello del mondo. Siamo il bel paese, lo eravamo nel Grand Tour, non perché avevamo più patrimonio di oggi o meno patrimonio di oggi, ma perché gli altri paesi ci riconoscevano una leadership culturale,
si veniva nel nostro paese per diventare classe dirigente, si veniva nel nostro paese per una trasformazione personale, si veniva a viaggiare in Italia come Goethe e come molti altri perché ci si aspettava una trasformazione personale e una crescita di bagaglio culturale. I nostri teatri, la nostra lirica, la nostra cultura, la nostra letteratura erano guide del mondo, non perché abbiamo più scavi archeologici o perché abbiamo più beni culturali. Diversamente dovremmo dire che siccome abbiamo più chiese di tutti gli altri paesi siamo il paese più cattolico del mondo. Non è così. Vi potrei raccontare, ma non c'è il tempo, una serie di aneddoti infiniti sugli Uffizi o sul Colosseo o su tantissimi monumenti che studio da anni e nei quali ultimamente riesco anche per fortuna a dire qualcosa. L'ultima sto provando con Ostia Antica, perché a me sembra paradossale che una città di quelle dimensioni, straordinaria, meravigliosa, che dà una vera e propria Roman experience, a due passi da un hub come quello di Fiumicino, che fa non ricordo quanti milioni, ma credo 70, 52, adesso non vorrei, do i numeri come all'otto, ma insomma decine di milioni di arrivi, a un quarto d'ora ha una Roman experience, cioè la possibilità di vivere come si viveva a Roma negli anni dello splendore dell'impero. Andiamoci, se ci andiamo noi oggi facciamo il record di accessi e di ingressi a Ostia Antica. Non è possibile, non è possibile. Noi abbiamo un grande patrimonio, sì, ma dobbiamo aggiungere la parola inagito, non lo agitiamo. E qui le mie conclusioni, sperando che gli organizzatori, come dire, non ritengano troppo banale il mio intervento, ma il mio intervento va nella direzione non tanto di seguire l'onda di chi dice più professionalità, perché la bellezza sta proprio nell'essere così multiformi, nell'essere così variopinti, nell'essere così creativi, nell'essere così diversi, nell'essere così entusiasti, appassionati, anche se qualche volta ovviamente chi è troppo appassionato viene mortificato e deve chinare il capo di fronte a scelte che non sono dettate dal merito ma che sono dettate da altre logiche. La mia preghiera è: ritenetevi, riteniamoci il software di un hardware inagito. Consideriamo che il patrimonio è hardware, i beni culturali sono il nostro enorme patrimonio, ma aggiungiamo inagito e facciamo qualcosa per agitarlo. Agitiamo il patrimonio, perché è l'unica possibilità. Qui oggi c'è la meravigliosa opportunità di parlare delle scuole. Io penso a loro ormai da tempo, diciamo, penso a loro e penso che se non agitiamo questo patrimonio, loro lo troveranno non più soltanto inagito, ma addirittura svuotato di ogni significato. La cultura non è un giacimento, la cultura è un fenomeno vivo, la rievocazione è per me l'agitazione, tornare ad agitare questo patrimonio ed è creare cultura contemporanea, valore contemporaneo e dare una prospettiva a questi meravigliosi contenitori non come belli a se stessi ma come nostra identità e come nostra proiezione come paese nel mondo, sperando che i numeri, che non vinca solo la logica dei numeri, pertanto gli altri paesi crescono, hanno figliano di più, hanno più figli, hanno una crescita demografica maggiore, oppure mettiamo muri, mettiamo barriere perché pensiamo che al mondo ci sono più islamici che cattolici, non ci salverà, non ci sarà nessun muro a salvarci, nessun muro più può salvarci. Quello che ci può salvare è la nostra capacità di continuare ad essere noi stessi e di continuare a mantenere una leadership culturale, che è l'unica driver, l'unica possibilità che abbiamo. Da questo punto di vista ho gradito molto l'invito, spero, ripeto, di non essere stato troppo banale, ma da anni dico che si debba ripartire dalla scuola, dalla formazione. Se si pensa anche solo, so che molti di voi pensano ad albi, a riconoscimenti, pensate a
questi due elementi, insomma, formazione per adeguare il software a diventare il software di un hardware che è completamente inagito. Se riusciamo a dire, a far dire anche alla politica che non bastano i numeri, 63 siti UNESCO, oh, guardate, velocissimo, un flash. L'altro ieri si è dimesso il direttore, nonché anche CEO, quindi come dire, amministratore delegato, del Metropolitan di New York, il più grande museo degli Stati Uniti, probabilmente uno dei più grandi del mondo. Questo signore nel suo mandato, in 6 anni se non ricordo male, ha aumentato del 40% i visitatori. Del 40% i visitatori sono aumentati al Metropolitan. Si stima che l'indotto del Metropolitan nella città di New York pesi, valga 220 milioni di dollari. La board lo ha convinto a dimettersi l'altro giorno, perché nel 2016 ha presentato un budget, un bilancio con un buco, diciamo, di 8 milioni di euro. Perché lui, avendo uno sguardo lungo, aveva immaginato molto probabilmente che fossero necessari degli investimenti per stabilizzare quei numeri. Non si può pensare sempre ai grandi eventi, avanti al Giubileo e poi alle Olimpiadi e poi, come dire, sempre aspettando che vengano i mondiali, che venga Paolo Rossi, che venga... Signori, torniamo appunto ai territori, ripartiamo dalle identità locali, insieme a questo agitiamo il patrimonio, facciamolo insieme alle associazioni, insieme a chi si occupa professionalmente di beni culturali e tutto il resto, ripartendo dalle scuole, dalla formazione e dall'arrivare anche eventualmente un albo, una cosa, ma dove, che ne so, scuole come DAMS, Accademie di Belle Arti, eccetera, siano attori primi o partecipi di un percorso di formazione che porti a una specializzazione in rievocazione, ricostruzione e tutto il resto. Grazie.